Un nonetto alla discarica di Giamiglione e quello espresso nel corso di un incontro in piazza Pitagora, sede del PD provinciale di Crotone, presieduto dal segretario provinciale Leo Barberio e quello cittadino Anna Giulia Cagliazza. Incontro al quale ha preso parte il consigliere comunale di Crotone Andrea Devona e i consiglieri regionali in quota PD Domenico Bevacqua ed Ernesto Francesco Alecci. Un dibattito che ha avuto come oggetto la possibilità che possa essere realizzata nel territorio di Crotone una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non. Che ci siamo resi conto che un altro parere sulla discarica di Giamiglione è arrivato nelle ultime settimane e ha preso le notizie del parere, ci siamo resi conto che è utile iniziare una battaglia vera su questo, sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni locali che devono riprendere un'attività vera nei confronti e aprendo uno scontro vero nella conferenza dei servizi sulla discarica di Giamiglione. Ancora una volta viene ribadito il no ad una nuova discarica dopo anni di battaglie nel territorio per la difesa di Crotone e della salute dei cittadini. La proposta del PD è fare un indice di valutazione generale sull'impatto ambientale di questa provincia e ritornare all'emendamento Napoli che era previsto nel vecchio piano dei rifiuti calabresi, che prevedeva che per l'impatto ambientale già avuto da questa provincia non ci siano più invasi e non ci sia più l'aumento dell'impatto per l'intera provincia. Ma c'è bisogno anche di altre forze politiche e sociali che insieme a noi creano quell'ossatura democratica necessaria. Quando parlo di ossatura democratica mi riferisco alle forze sindacali, alla Chiesa, alle associazioni datoriali e quant'altro, che mettono insieme le forze non per essere strumentali ma essere propositivi verso una proposta che guardi al territorio in maniera diversa per creare condizioni di sviluppo legate alle potenzialità che offre il territorio. Oggi Crotone offre il mare, offre un entroterra bellissimo, una gastronomia di qualità, ed è su queste cose che bisogna costruire il futuro delle comunità. E noi per questo siamo qui, per ribadire vicinanza, solidarietà alla comunità di Crotone, ma anche per mettere in campo iniziative legislative tali da poter far riflettere chi oggi forse ha bisogno che per il momento stacchi la spina e pensa meno ai video e a Facebook e riflette di più sui veri temi che riguardano il futuro della Calabria. La presenza del PD è forte per dire che Crotone, il territorio di Crotone, non merita di essere ancora una volta violentato e non merita ancora una volta di recepire quelli che sono i rifiuti e gli scarti degli impianti di tutta la regione Calabria. Un territorio che al contrario dovrebbe essere aiutato intanto a bonificare le bellissime aree che ha proprio di fronte al mare, mi riferisco alla Pertusola, e rilanciare quelli che sono gli investimenti per far crescere soprattutto l'occupazione. Quello che sta facendo la Regione Calabria in questo momento è grave, perché sta guardando ancora una volta il territorio di Crotone come una discarica di tutto il territorio regionale, e questo il Partito Democratico non lo vuole permettere, e per questo motivo anch'io sono qui oggi, dopo aver presentato delle interrogazioni all'assessore all'ambiente relativamente alla Pertusola, a ciò che si vuole fare e a ciò che bisogna far fare anche all'ENI, che ripeto in Calabria macina milioni di euro attraverso impianti di energie e di fonti rinnovabili, ma in questo momento non sta lasciando nulla se non poche briciole. Faremo un'altra interrogazione al Presidente per capire come dal punto di vista della gestione dei rifiuti sul territorio regionale si voglia fare nei prossimi anni. Andrea Devona, consigliere in quota PD, proporrà un consiglio comunale con un solo punto all'ordine del giorno. Beh, al Comune abbiamo dimostrato in diverse occasioni che abbiamo cercato di creare le condizioni affinché né questa nuova discarica né altre discariche sorgessero sul nostro territorio. Cerchiamo una filiera politica, quindi vorremmo il contributo anche degli altri partiti, quindi del Presidente della Regione Calabria, ma anche del Presidente della Provincia, affinché il territorio di Crotone non diventi la pattumiera della Calabria. E soprattutto si inizia a dare un atto di indirizzo a questo territorio per lo sviluppo. Io intendo uno sviluppo turistico, agroalimentare, ma non è solo il sottoscritto, ma il partito tutto che crede in questo tipo di sviluppo per il nostro territorio. Non saranno le discariche certo a potercelo impedire, quindi troveranno le barricate del Partito Democratico e mi auguro di tutti i partiti presenti nella nostra regione.